Benvenuti amici appassionati bianconeri a un altro appuntamento con A Tu per Tu, ospite del giorno Paolo Poggi. Ciao Paolo. Ciao. Siamo qui per ripercorrere un po' quella che è stata la tua carriera, però partiamo anche da quando eri bambino, insomma, cosa ricordi di Venezia, delle giovanili, il tuo rapporto con il calcio nei primi anni di vita? Beh, il rapporto con il calcio per un bambino di Venezia è legato strettamente ai Masegni, cioè al calcio fatto proprio per la strada e alle saracinesche come porta e ai palloni persi in acqua, per cui calcio molto molto puro, assolutamente, a meno fino a quando poi ho cominciato a giocare col Venezia, anche se insomma parte della giornata lo passavo comunque a giocare per la strada. Insomma, hai capito subito, anche quando giocavi per strada, di avere un po' qualcosa in più rispetto agli altri, un talento particolare, o è stato frutto di tanto lavoro? No, non l'ho capito subito, però ho un momento in cui mi sono reso conto che qualcosa in più c'era, però è stato intorno ai 16 anni, non prima. E proprio per un torneo ho giocato in maniera furtiva con i miei amici e dicevo, caspita, ma riesce tutto? E allora forse le cose stanno andando bene, però onestamente fino ai 16 anni è stato l'ultimo dei miei pensieri quello di fare del calcio la mia vita e la mia professione. Le prime esperienze professionistiche sono sempre con la maglia del Venezia, che un po' ti è rimasta comunque sempre un po' tatuata addosso. Avevi fatto 2 anni in C1, poi un anno anche in B. Cosa ricordi, sì, di queste prime esperienze? Beh, il ricordo più forte è legato sicuramente alla promozione dalla C alla B, allo spareggio che abbiamo giocato a Cesena contro il Como, perché abbiamo vinto il campionato, perché in una partita secca, così, con tanti tifosi, io avevo 19 anni e seguivo il Venezia fin da piccolo, e per cui è stata un'emozione fortissima. E naturalmente l'anno in B ricordo soprattutto che noi giocavamo a Mestre e c'è stato, diciamo, il trasferimento, poi siamo ritornati a giocare, il Venezia è ritornato a giocare a Sant'Elena allo stadio Penso, che anche quello per me significava tanto, perché là ho cominciato a fare raccata palle quando avevo 7-8 anni. Ritornare da giocatore in Serie B è stata un'esperienza importante. In questi anni hai segnato una quindicina di gol. Prima di tuffarci sulle altre esperienze, proprio anche nella Serie A, che tipo di giocatore era Paolo Poggi? Insomma, non eri il classico bomber da tantissimi gol, però quando segnavi ne facevi belli importanti. Sì, più che altro perché avevo cominciato a giocare da centrocampista a sinistra, da esterno sinistro, in un 4-4-2 normale. E poi pian piano ho cominciato a fare l'attaccante. E diciamo che la Serie C di quel tempo era molto competitiva, forse più di adesso, anzi sicuramente più di adesso, e c'erano dei giocatori di esperienza, di grande esperienza, che veramente ti facevano del male. Poi per cui non era facile. Poi c'è stato il passaggio al Torino, sì, per circa 5 miliardi di lire, quindi un buon investimento. Hai trovato un allenatore come Mondonico, com'è stato proprio questo impatto con una realtà così diversa? Guarda, l'impatto anche là non è stato proprio semplicissimo, perché in quell'anno io sono partito anche a militare, per cui vivevo la squadra per metà settimana, diciamo, e poi la partita. Io andavo in un Toro che aveva appena perso la finale di Coppa UEFA ed era una squadra straordinaria, perché c'erano dei giocatori veramente fenomenali, e ho avuto la fortuna anche subito di vincere la Coppa Italia con il Torino, che non è stato bene per me perché mi sembrava fin troppo facile. 2 anni prima ho vinto il campionato della Serie B, l'anno dopo la Coppa Italia ho detto caspita, ma è così facile. Tra l'altro, Coppa Italia, però, che è rimasta nel cuore di tutti i tifosi granata, è stato l'ultimo trofeo che ha vinto il Torino. Tu hai segnato 2 gol particolarmente importanti, perché a Torino fare gol alla Juve è il massimo. Hai segnato sia all'andata che al ritorno. Nella semifinale. Ho ricordi veramente
dai, si giocava il Delle Alpi era uno stadio per quanto brutto ma tanto grande, per cui lo stadio pieno faceva piuttosto impressione, e sì, subentrando perché era utilizzato in quella maniera al Torino. Ricordo l'andata, me lo ricordo come emozione forte, perché è una partita molto difficile, risolverla così, insomma, è stato bello tosto. Quello del ritorno invece è stato il pareggio dell'1-1, poi la partita è finita 2-2, per cui l'emozione è stata un po' più diluita, ecco, nell'arco della partita. Però effettivamente quei due gol hanno fatto sì che anche tuttora i tifosi del Torino, quando ho occasione di incrociarli, se li ricordano molto bene. Sono delle fortune, ecco, capita, e si è fortunati quando succede una cosa del genere. Molto spesso quando si parla di Torino si parla di cuore toro, cuore granata, dei grandi valori, ovviamente anche accentuati da quella che è stata la tragedia di Superga. Tu proprio a livello di valori cosa hai trovato a Torino? Guarda, io ho avuto la fortuna che quando giocavo là ci allenavamo al Philadelphia, e è stato fatiscente però carico di storia, e là hanno la capacità di farti entrare nella loro storia con i racconti, con i libri, con le videocassette. C'era quella volta che ogni settimana ti regalavano, proprio per farti capire cosa significava far parte di quella di quella squadra. Ed effettivamente indossare quella maglia ti fa sentire che c'è qualcosa di particolare per quella società. Però sono convinto che in quegli anni questo sentimento fosse un po' più forte rispetto a quello di adesso. C'è stato anche il primo gol ovviamente in Serie A, che tra l'altro abbiamo analizzato e segnato ad Alessandro Nista, al Conero di Ancona, tra l'altro un bellissimo gol. Quando c'è stato questo primo gol in Serie A, insomma, cosa ricordi? Io mi ricordo che a parte non dovevo giocare quella partita, poi Mondonico ha litigato con Aguilera nel prepartita e mi ha fatto giocare. E sì, e anche là, beh, naturalmente il gol in Serie A, insomma, il pensiero di rivederlo poi la sera nelle varie trasmissioni era molto intrigante. Mi ricordo però che proprio perché ho fatto gol, il direttore sportivo del Toro, che era Moggi a quel tempo, non mi ha permesso di andare a casa. Avrei dovuto andare a casa subito dopo la partita, invece mi ha detto no, perché adesso che hai fatto gol vai a casa, ti monti la testa, torni a Torino con noi. Sono dovuto tornare a Torino. Hai segnato entrando al posto di Silenzi. Molto spesso tu comunque segnavi entrando dalla panchina. Questa è una capacità comunque, quella di entrare subito in gara, fare dei gol veloci. Poi magari parleremo anche del gol più veloce che hai fatto in Serie A. Era una capacità che Mondonico insisteva, sulla quale Mondonico insisteva molto. Lui sì, mi diceva che avevo la capacità di spaccare la partita quando entravo. Era più che altro solo voglia di giocare in Serie A per un ragazzo di 21 anni, e per cui la interpretavo nella maniera giusta. Poi ripeto, magari è andata bene un paio di volte all'inizio e è stata attaccata l'etichetta e non me la sono più tolta per quei due anni. L'anno successivo c'è stata anche l'esperienza ovviamente della Coppa delle Coppe. Com'è stato giocare in Europa? Allora, io avevo fatto già l'anno, il primo anno di Torino, avevo fatto l'esordio in Coppa UEFA a Mosca, e però in un contesto molto strano, perché in uno stadio vecchio, non mi aveva fatto percepire proprio l'importanza della competizione europea. E l'anno dopo un po' di più, perché abbiamo giocato un turno con l'Arsenal ad Highbury, abbiamo giocato, e là ho capito cosa significano le competizioni europee. In quell'anno, tra l'altro, cominciarono ad arrivare anche elementi stranieri, il croato Jarni, c'era Francescu in quel Torino. Domanda, ricorda veramente Francescu? Al 100%, è uno stampo. E poi invece, appunto, altri giocatori che ricordi, ad esempio Marcheggiani, piuttosto che Casagrande, Scifo? Sì, Casagrande, mi ricordo la difesa, Annoni e Bruno, che all'epoca erano considerati due killer. Non era facile allenarsi contro di loro. Non era facile, ma effettivamente durante la settimana
erano due ragazzi sì piuttosto tranquilli che poi sì cambiavano un po', ecco, durante la partita, però mi ricordo dei giocatori dell'esperienza che c'era in quella squadra, perché oltre a loro c'era Fortunato, c'era Visentin, c'era Sordo, no, perché era un ragazzino anche lui a quel tempo, però era veramente una squadra di uomini. Io li vedevo tanto grandi, anche se effettivamente erano dei trentenni, però li vedevo veramente molto maturi, vedevo una squadra di grande esperienza. Poi c'è stato il passaggio all'Udinese, che quell'anno comunque disputava la Serie B, quindi ipoteticamente sulla carta un passo indietro per la tua carriera, però era una grande Udinese comunque, così è visto. Sì, l'Udinese appena retrocessa, però una considerazione fatta così, anche naturalmente con la famiglia e tutto, era che perfetto, due anni in Serie A, sono capitati così. Però spesso succede, no, che per andare avanti bisogna fare un passo indietro e prenderla in corsa. Per me era la soluzione ideale per quel momento, venire in una squadra con ambizioni di vittoria subito, oltretutto vicino a casa, che non era un elemento trascurabile. E mi ha fatto scegliere di venire qua perché era un'opportunità, secondo me, quella da non lasciarsi scappare. Per cui già nel finale della seconda stagione di Torino avevo già trovato l'accordo con l'Udinese. Là è stata una stagione esaltante, assolutamente, ma perché riuscivamo ad esprimere un calcio con Galeone che era fuori dal normale. Cioè, 11 giocatori di quella squadra hanno un ottimo ricordo di Galeone, perché lui faceva giocare sempre gli stessi. Però era una squadra forte, forte, per la categoria era proprio forte, insomma, consideriamo che c'era Andrea che giocava e che quando voleva e lo decideva, e nel giro di 10 minuti faceva vincere la partita dichiarandolo apertamente, però era lui un trascinatore esagerato. Poi c'erano Scarchilli, Pizzi, insomma era una squadra che per la categoria proprio non c'entrava niente. Come avete vissuto appunto il passaggio in Serie A? C'è stato il cambio di allenatore con Zaccheroni, esatto. Com'era il rapporto con il Zac e questa nuova Udinese? Beh, Zac era un'incognita in un certo senso, è stata una scommessa della famiglia Pozzo farlo venire qua. Io lo conoscevo perché l'ho avuto due anni a Venezia, e l'Udinese in quel periodo là era una di quelle squadre che faceva un po' l'altalena fra l'A e la B, e per cui una stagione, non dico presa con paura, però comunque pericolosa da quel punto di vista, perché c'era necessità di assolutamente di salvarsi. Il primo gol lo segni al Meazza contro il Milan, con la maglia dell'Udinese in Serie A ovviamente. Cosa ricordi di quella serata, anche se è stato un gol purtroppo inutile? Guarda, io sono sempre stato un simpatizzante del Milan e ho fatto gol sotto la curva, il gol del pareggio. Tra l'altro poco prima avevo preso un palo, e per me riuscire a portare a casa un risultato con la nostra squadra, che era veramente condita anche di ragazzi giovani e tutto, sarebbe stata una delle grandi soddisfazioni della carriera, perché noi avevamo giocato quella partita subendo molto poco la forza del Milan, ma imponendoci come gioco e come squadra, per cui là veramente sarebbe stato un risultato eccezionale riuscire a venire fuori da là. Poi il Milan ha fatto gol, se non sbagliava ha fatto gol Baggio dopo, però avevamo dato una dimostrazione di grande squadra ed era proprio la partita ideale per far gol. Un po' di flash di differenze, insomma, tra quei campionati, quel calcio e il calcio di oggi, insomma, che differenze ci sono? Sono cambiati comunque il numero degli stranieri, i punti a vittoria, era un calcio quanto diverso rispetto a questo? Tanto, tanto diverso, perché in ogni squadra che si incontrava in qualsiasi posizione di classifica, in ogni squadra c'erano tre o quattro campioni assoluti ovunque. Adesso forse, non so, complessivamente le squadre
nella rosa sono più forti, però in tutte le squadre quella volta c'erano tre o quattro giocatori che erano considerati dei top player, e questa è la differenza, che c'erano tanti giocatori di assoluto livello in Italia, adesso ce ne sono un po' meno. 96-97 è stato l'anno poi della cavalcata europea, un'Udinese stratosferica, a tratti davvero incontenibile, culminata con quella bellissima partita dello Stadio Olimpico di Roma, uno 0-3 secco, in cui hai segnato anche un gol molto molto bello. Che ricordi di quell'anno, di quel gruppo? Quell'anno là, diciamo che l'episodio chiave è legato alla partita che abbiamo vinto a Torino 3-0 in 10 contro 11, che è stata un po' la svolta assoluta della stagione, anche se però nella nostra testa quell'anno là la partita che ci ha proprio che ha acceso l'interruttore è stata quella successiva a Parma, che abbiamo vinto 2-0, perché allora dopo aver vinto il Parma era secondo, se non sbaglio, o addirittura primo, vabbè, in qualsiasi caso là è stata la svolta vera della stagione. Abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi, abbiamo cominciato a viaggiare in trance praticamente, e io mi ricordo che ogni partita lo stadio si riempiva sempre di più. È una domanda inevitabile, perché c'è stata quell'espulsione di Genoa, purtroppo compianto Genoa, e quella rivoluzione, quel tridente insomma inventato da Zaccheroni, quanto è stato frutto di quella contingenza di Udinese Juventus, o quanto era stato comunque studiato da Zaccheroni? Era stato studiato e cominciato a preparare già in ritiro precampionato, per essere usato nelle emergenze di recuperare un risultato. E comunque l'avevamo provato forse qualche volta. E là credo ci sia tutto il coraggio di un allenatore di perdere un difensore dopo un minuto e lasciare la squadra immutata. Io quella partita ero in panchina, mi ricordo solo che espulso Genoa ho detto boh, questa partita non entro, è stato il mio primo pensiero. Dopodiché naturalmente è stata esaltante, ma credo che la consapevolezza da parte dell'allenatore che la squadra era pronta ad affrontare un campionato con una difesa a tre soprattutto è stata che ha visto la sicurezza con cui tre difensori avevano affrontato la partita contro la Juve. Poi davanti era diverso, davanti si può inventare sempre qualcosa, però giocare a tre dietro è stata la cosa più difficile da far accettare, soprattutto i difensori. Dietro i difensori sono stati veramente magnifici in quella stagione, però purtroppo la scena la rubano gli attaccanti. Quanto erano forti Biroff e Amoroso? Oltre a Poggi ovviamente, però. Loro erano sicuramente era un qualcosa in più. Oliver, vabbè, lo si può paragonare a un computer, è una macchina perfetta che sapeva sempre cosa fare e come farlo, mentre l'altro è un pazzo scatenato che quando gli veniva in mente di fare una cosa contro la fisica, lui la faceva con una semplicità invece di un ragazzino che gioca per strada, e Marcia aveva un talento assolutamente esagerato. Le emozioni di aver vissuto la UEFA con l'Udinese invece quali sono state? Ecco, l'emozione io l'ho vissuta qua in casa contro il Lodz, perché fuori casa non ho potuto andare perché ero infortunato, e qua in casa quella prima partita che dopo sei minuti era già praticamente sistemata, perché abbiamo fatto i primi due gol in sei minuti, e anche là lo stadio carico di gente, e là si è respirato che stavamo facendo qualcosa che sarebbe poi rimasto, ecco, quella sensazione là. Poi se n'è andato Zaccheroni, insomma nell'ultima Udinese che hai vissuto con Guidolin c'è stato anche l'addio di Biroff, sono arrivati giocatori nuovi come Appia, Jorgensen, comunque il valore dell'Udinese era calato, era lo stesso, com'era quella stagione? Il valore nei singoli giocatori era un po' calato, sicuramente, però c'era la sensazione e la consapevolezza che ormai si era creata una base
di giocatori, una mentalità che anche i nuovi che arrivavano percepivano subito, per cui la forza rimaneva immutata di quella squadra, assolutamente. E poi avresti immaginato che sarebbe tornato in un futuro più lontano Guidolin facendo quello che ha fatto, comunque un quadriennio a tratti spettacolare? Guidolin quell'anno aveva fatto una cosa straordinaria dopo un po' di partite di campionato, cioè ci aveva fatto cambiare modo di ragionare e fatto capire che non eravamo più quell'Udinese che giocava col 3-4-3, ma eravamo la sua Udinese. E là è stata la prima cosa straordinaria che ha fatto, e consideriamo che alla fine poi per una partita persa in casa non siamo andati in Champions League, e per cui si può considerare il peso del lavoro che ha fatto. E secondo me aveva un conto in sospeso, insomma, con l'Udinese, nel senso che doveva concludere un lavoro, e poi da quando è tornato forse è andato anche oltre a quello che avrebbe potuto fare prima. L'anno successivo l'ha iniziato a Udine con De Canio in panchina, c'erano altri compagni tra cui anche Stefano Fiore, poi a gennaio c'è stato il passaggio alla Roma, che in quel periodo era forse, anzi senza forse, la squadra più forte d'Italia. Non è stata una cosa così semplice, perché io non sarei mai andato via idealmente da questa squadra, che ormai era diventata mia in tutti i sensi. Poi io naturalmente facevo il calciatore, e un'opportunità del genere non passa, ecco, tutti i giorni. E è stato molto più traumatico forse per la mia famiglia lasciare Udine, però i primi sei mesi che ho fatto a Roma io non ero un giocatore della Roma, ero ancora un giocatore dell'Udinese nella mia testa, per cui le difficoltà che ho trovato a Roma erano legate proprio a questa cosa. E quanto, insomma, ce l'hai già detto, è stato difficile proprio lasciare Udine, anche per questo comunque adesso ti ritroviamo qui, il rapporto, proprio l'empatia con l'ambiente di Udine è così forte. Considera che ormai dopo sei anni in cui vivevo qua, era una non una società solo, ma una città, un contesto, delle persone che mi avevano un po' accompagnato nel mio passaggio da ragazzino a uomo, e per cui non è una situazione che ti lascia indifferente, e inevitabilmente poi è un legame affettivo con troppa gente che è difficile da staccare. E per cui è stato difficilissimo. A Roma non è stata un'esperienza, come hai detto, per te facilissima. Comunque non sei riuscito a trovare gol, tantissimo spazio, anche perché c'era una rosa. Sì, però a Roma non è andata bene perché ho sbagliato io, non perché c'erano tante altre cose, perché non ho interpretato bene io e non ho sfruttato bene io l'opportunità che mi era stata data, perché potenzialmente potevo far meglio, non ho fatto quello che potevo fare, e un po' di rammarico c'è perché non ho saputo cogliere l'attimo in quel caso. Ricordi hai di Capello, Totti, insomma nomino dei nomi così, ma a Roma se ne potrebbero fare tantissimi. La sensazione di essere in un top club, ecco, quello assolutamente Roma te lo dà, non solo quando sei là che ti alleni a Trigoria, che già insomma è abbastanza, ma soprattutto quando ti muovi a giocare le partite in trasferta, soprattutto giocare per la Roma ti fa percepire di cosa significa il seguito di persone che c'è. A gennaio sei passato al Bari di Fascetti, hai provato a far rimanere il Bari in Serie A con i tuoi gol, però purtroppo non è stato possibile. C'era un giovanissimo Cassano, c'era Gilet, insomma, cosa ricordi di quel Bari? Io mi ricordo che sono andato a Bari con molto entusiasmo, al di là della posizione in classifica del Bari, che probabilmente era già retrocesso, ecco, a gennaio, però avevo tanta voglia di giocare, la sensazione che se non avessi sfruttato quei sei mesi, dopo cominciava a essere già un troppo tempo che non giocavo, e la paura di uscire dal giro della Serie A così c'era. Io ho approfittato di quei sei mesi per sfogarmi un po' e per dare qualcosa.
E però devo dire che in 6 mesi anche a Bari sono riuscito a togliermi delle soddisfazioni personali, poi condivise anche con i tifosi, perché ho avuto la fortuna di far gol nel derby e di giocare un po' di partite belle, ecco, per cui quei 6 mesi là a livello professionale soprattutto mi sono assolutamente serviti. Sei sempre stato un po' l'uomo del derby. Poi c'è stata la maxi operazione in cui tu sei passato al Parma, sì, però non ci hai mai giocato. Poi sì, il passaggio al Piacenza, anche lì hai segnato il gol più veloce della Serie A. Cosa, sì, ricordi di quella stagione? Allora, di quella stagione mi ricordo che a un certo punto mi sono trovato di proprietà del Parma senza saperlo. Ma per carità, andava benissimo, solo che io in un certo senso avevo già deciso di andare a Piacenza. Poi avevo due possibilità, o andare al Chievo o andare a Piacenza. E Piacenza aveva fatto una grandissima squadra in quella stagione, perché oltre a Dubner c'erano Di Francesco, Gautieri, Mattusalem, Volpi, sì, era veramente una squadra tosta. E Novellino soprattutto, che è uno di quegli allenatori che piaccia o no, ti lascia sempre qualcosa di importante. E io mi ricordo che quell'anno là, oltre ai tanti sacrifici che Novellino ti faceva fare sul campo, e ho imparato tante piccole cose che poi mi sono servite da calciatore maturo per il resto della carriera, insomma. Poi c'è stato anche il ritorno al Venezia, sì, lì hai ritrovato anche Alessandro Calori in quel Venezia, c'erano giocatori vari come Budan e tanti altri, sì, che ricordi di quell'anno? Beh, io a Venezia ci sono tornato perché è stata una cosa che ho un dovere nei confronti della società, perché quell'anno a Venezia era successo che Zamparini era andato via a Palermo e aveva lasciato un po' la squadra in mano di nessuno, con pochi giocatori in rosa, e io ero a Parma e comunque con Prandelli allenatore, che mi aveva chiesto se volevo rimanere là quell'anno a fare da chioccia a Adriano e Gilardino. Vabbè, insomma, che non erano ancora Adriano e Gilardino, che poi hanno fatto bene, sì, non l'Adriano degli ultimi giorni. E però Venezia, boh, non so, è stato un po' un richiamo da parte della città, non c'era squadra, a Parma, io devo andare a Venezia. Il portiere era Soviero, è un personaggio, sì, così esatto, folcloristico come... Ma abbastanza, abbastanza, tanto bravo quanto folcloristico. Poi c'è stata l'annata di Ancona, insomma, lì un progetto un po'... Sì, era una bolla di sapone. È un po' una bolla di sapone. Sì, mi viene da ridere pensare a quei 6 mesi, perché veramente è stato il nulla, nel senso che era solo una squadra che giocava in Serie A con dei ragazzi eccezionali. C'era un giovanissimo Pande. Sì, 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 ma proprio dei ragazzi veramente eccezionali che sono andati avanti per inerzia a giocare un campionato senza una società. Ovviamente non si può fare un parallelismo, perché stiamo vedendo una retrocessione così veloce simile nel Parma per altri motivi che sono veramente molto brutti. Tu comunque sei stato del Parma, anche se non ci hai poi mai giocato effettivamente. Come stai vivendo questa situazione? La sto soffrendo proprio dal punto di vista di tifoso del calcio in generale, perché stiamo vivendo una situazione piuttosto paradossale, insomma, non tanto per la società, ma quanto perché la domanda che sorge spontanea è come è possibile non accorgersi prima di quello che sta succedendo. Prima di arrivare all'attualità, l'ultima parte di intervista, il ricordo di Mantova, perché comunque lì anche Mantova, hai conosciuto persone eccezionali come lo stesso Mattia Notari, insomma c'è stata la promozione, è stata una bella esperienza per te. Bellissima, bellissima e soddisfacente dal punto di vista proprio della scelta, cioè sono contento di aver scelto di andare là, perché come era successo tanti anni prima con l'Udinese di ritornare in B per poi fare un passo in avanti, a Mantova è stata ancora più difficile come scelta, perché comunque passavo dall'Ancona che era in Serie A, retrocesso, ma comunque aver fatto un campionato di Serie A,
al Mantova, che era in Serie C, appena promosso dalla C2. Però là, secondo me, la cosa che mi soddisfa è stato proprio scegliere Mantova, perché Mantova voleva vincere, Mantova era una città che non faceva la Serie B da 35-40 anni, e io ho voluto andare perché volevo vincere il campionato per lasciare qualcosa anche là, e che poi secondo me lo scopo, dovrebbe essere lo scopo di ogni calciatore, quello di lasciare un po' di sé nelle città dove gioca, nei club per cui gioca. E la soddisfazione di aver vinto il campionato a Mantova è enorme proprio per questo punto di vista, perché si è rivelata una scelta azzeccata, ecco, dopo tante sbagliate, magari una scelta proprio giusta. Come vedi il momento attuale dell'Udinese, arrivando proprio alla strettissima attualità, il momento un po' delicato della stagione bianconera? Allora, questo è proprio il classico momento di usare il massimo equilibrio che c'è dentro di noi, perché se facciamo un passo indietro di un po' di mesi, all'inizio dell'era Stramaccioni, diciamo, e tutti quanti sapevamo che durante la stagione, dopo tanti anni di Guidolin, ci potevano essere delle difficoltà, ed è quello che sta succedendo. Sono momenti da lasciar passare. Abbiamo avuto un momento di grande entusiasmo quando i risultati venivano a raffica all'inizio, robe varie. Sì. Ci siamo un po' depressi quando non c'erano, e ecco appunto questo è il momento di avere equilibrio. Invece sapevamo che era un anno difficile, si sta rivelando tale. Tu che sei doppio ex della prossima sfida, ci sarà appunto la partita tra l'Udinese, che è la squadra oltre al Parma con il minor rendimento del 2015, e il Torino, che invece è al primo posto insieme alla Juve. Le domande sono due: ti aspettavi questa stagione dal Torino, e se insomma questa partita, così dal pronostico scritto, invece può dare stimoli all'Udinese? No, forse dal Torino no, perché sta andando veramente oltre a livello, proprio, oltre che di risultati, anche di gioco e di soddisfazioni che sta dando. E il pronostico, secondo me, è comunque sempre nelle mani dell'Udinese, perché potenzialmente è una squadra che ha dimostrato a tratti, forse un po' impaurita in questo momento proprio dai risultati. Però secondo me è un gruppo che fin dall'inizio, secondo me, dava la sensazione di essere un gruppo forte, motivato e felice. E secondo me è questa la chiave, cioè, nel senso che se si riprende un po' consapevolezza nella forza che si ha dentro, l'Udinese è sempre quella squadra che dà sempre fastidio. Pensi che ci sia stato davvero quel rilassamento, o anche forse la situazione di non aver giocato a Parma abbia influito un po'? Ci sono Ma sicuramente non ha portato dei vantaggi, tutto il resto non so, però diciamo che, ecco, noi siamo stati sfigati perché siamo stati i primi a trovarci di fronte a questa situazione che inevitabilmente distrae. Poi, per carità, ci si allena, si rigioca e tutto, ma sicuramente non è una situazione che ha portato dei vantaggi. Come vivi la costruzione del nuovo stadio? Ecco, un'emozione, perché fortunatamente sto vivendo le fasi di tutto, dalla demolizione alla depressione, perché hanno tolto via quello che è stato il mio stadio per 6 anni, però adesso a vedere con che velocità e con che bellezza sta venendo su qualcosa di nuovo è emozionante. Insomma, ogni giorno faccio la capatina a vedere i miglioramenti e come lavorano. Un po' la domanda finale complessiva: tu ci hai messo un po', insomma, a decidere la tua nuova vita quando hai finito di fare il calciatore, alla fine hai trovato questo bel progetto dell'Udinese Academy. Quanto ti piace, insomma, fare oggi quello che fai, e come immagini, insomma, il tuo futuro da qui a qualche anno? Sì, la scelta è stata un po', cioè i tempi della scelta sono un po' allungati, perché io ho fatto subito un'esperienza a Mantova come responsabile tecnico della prima squadra in Serie B, in una stagione però fallimentare proprio sotto tutti i punti di vista, al di là della retrocessione del Mantova immeritata al fallimento della società, e per cui a dover affrontare da dirigente tante tematiche che avevo vissuto da giocatore e vista da un'altra prospettiva, da dietro la scrivania,
sono logoranti effettivamente, per cui l'ho deciso, lasciamo perdere per un po' e cominciamo a pensare veramente cosa voglio fare, e ho aperto la scuola calcio a Venezia e quello, ecco, mi ha ridato l'entusiasmo per il calcio anche dei grandi. Poi l'opportunità che mi è stata data qua è una cosa eccezionale, perché insomma il bello di fare il settore giovanile è quello di vedere sbocciare fra le tue mani tanti ragazzi di età diverse mese per mese, e questa è assolutamente la cosa più bella, oltre magari anche alla bellezza di trasferire a questi ragazzi le esperienze vissute da calciatore. Grazie Paolo. Cosa farò da grande non lo so. Lo lasciamo insomma con un punto interrogativo. Ti ringraziamo davvero di essere stato con noi per grazie tantissime a voi, emozioni per la pazienza. Grazie. Come on and do it and let the fever get you high.